The New Stories. La tua informazione libera. Re Carlo, notizia shock sui funerali, sta molto male, è peggiorato. Lo scorso gennaio il sovrano è stato ricoverato e operato alla prostata. Pochi giorni dopo l'intervento, Buckingham Palace ha comunicato ufficialmente che al primogenito di Elisabetta II è stato diagnosticato un cancro, da qui la decisione del monarca, su consiglio dei medici, di prendersi del tempo per riposarsi e rinviare gli impegni pubblici. Da allora, Re Carlo è stato visto in pubblico molto raramente, con la regina Camilla e il principe William che hanno assunto quasi tutti i compiti istituzionali. Le voci sulle sue condizioni di salute si diffondono, provenienti dai tabloid più letti al mondo, Page Six, il New York Post, il The Mirror, il The New Zealand Herald. Tutti riportano un peggioramento delle condizioni di salute del monarca inglese. TMZ, come riportato dal sito di gossip italiano Bicci, ha addirittura scritto: la situazione sta precipitando. Sembra che tutti si stiano preparando al peggio, sperando nel meglio. Sky News Australia non ha pubblicato recentemente articoli di tono diverso, nonostante diverse fonti abbiano affermato che Carlo sia ottimista riguardo alla sua salute. Sembra che le condizioni del monarca siano terribili e che si stiano preparando i dettagli per il funerale. Il New York Post scrive riguardo a Carlo III: le fonti ci hanno spiegato che la situazione non è affatto buona. Naturalmente in questi giorni stanno esaminando ogni aspetto del Menai Bridge. Nelle ultime settimane ho parlato con gli amici del sovrano, abbiamo discusso della sua salute e la risposta più comune è stata: non sta andando bene. Mi hanno chiaramente detto che le cose non vanno bene, ma che lui vuole sconfiggere questa malattia e sta dando il massimo. Tutti rimangono ottimisti, ma le sue condizioni sono veramente critiche. Più di quanto si lasci intendere, questa è la situazione ed è brutale, ma è comunque la verità, ha dichiarato il giornalista Tom Sykes. La prospettiva che l'ascesa al trono di William e Kate sia più vicina del previsto sta causando a tutti un'intensa ansia. Date le condizioni di salute di Carlo, i preparativi per il funerale sono stati aggiornati e revisionati. Inoltre, circola un documento che riassume ciò che è stato fatto bene al funerale della regina Elisabetta nel settembre 2022 e cosa potrebbe essere migliorato la prossima volta che un monarca muore, ha concluso. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.